Siamo con Federica Biganzoli, il capitano della LPM. Il gran giorno del derby sta arrivando, state lavorando duramente in vista di questa partita. Sì, il giorno finalmente sta arrivando perché non si parla d'altro, quindi abbiamo voglia di giocare questa partita. E siamo sempre in palestra, ci alleniamo, alla fine è vero che è un derby, che lo sentiamo particolarmente, che comunque bisogna dargli un'importanza un po' diversa, ma proprio dal punto di vista dell'emozione, però dall'altra pensi che è comunque una partita di un campionato che è ancora lunghissimo. Quindi la prepari come hai sempre preparato tutte le altre partite e basta, quindi siamo qua e manca poco. In che momento arriva questo derby dal punto di vista psicofisico? Ma sicuramente rispetto all'inizio siamo meglio, nel senso che abbiamo recuperato tutti i pezzi che un po' per strada abbiamo perso e quindi stiamo bene. Cioè, è rientrata Sofia che l'ultima partita ha fatto molto bene, Viola era già rientrata da un po', insomma stiamo bene. Affrontate questa partita davanti sicuramente a un gran pubblico, perché a Cuneo ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Sì, diciamo che magari il fatto di giocare il 26 sicuramente aiuta, che qualcuno che è a casa magari viene anche più volentieri a fare una cosa che non fa tutte le domeniche. Speriamo ci sia un palazzetto pieno, visto che siamo vicini di casa e basta, insomma noi siamo pronte e cariche, speriamo di vedere questo palazzetto pieno, non magari come ai tempi della Brebanca che era strapieno, ma insomma venite a tifare per noi. Ultima domanda, Federica, come si vincono i derby? Sicuramente con tanto lavoro in palestra, ma ci va anche tanto cuore. Noi questo ce l'abbiamo. Grazie, a te, ciao.